Una passeggiata progettante nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi per trovare le soluzioni più adatte per la manutenzione, l'uso e la conservazione dei corsi d'acqua. Così nella cornice del contratto di fiume Casentino H2O, Consorzio Parco ed Università di Firenze sono scesi in campo, anzi sugli affluenti dell'Arno, per cominciare a definire le buone pratiche per la gestione del reticolo. Di oggi abbiamo pensato di produrre un accordo, un documento dove andiamo a definire gli interventi all'interno del Parco Nazionale e la proposta ideale è quella di intervenire soltanto per segnalazione puntuale, per risolvere delle problematiche di tipo idraulico. Questo per cercare sempre di meno di intervenire e di disturbare la complessità dell'ecosistema fluviale che c'è in un parco nazionale di così alto pregio come quello delle foreste casentinesi. È stato molto interessante questo confronto con gli enti e conoscere vari punti emblematici del territorio per l'importanza, diciamo, sia della gestione, della sicurezza idraulica, ma abbiamo visto, hanno capito molto l'importanza anche della natura e della preservazione e della riqualificazione dei corsi d'acqua. Questa passeggiata progettante è stata importantissima anche per il Parco Nazionale perché la necessità è quella di far capire a tutti gli altri interlocutori che gestiscono il territorio, dentro e fuori dal parco, qual è il ruolo dell'ecosistema che noi siamo chiamati a proteggere, quali sono i diversi interessi, non solo dal punto di vista della conservazione, ma anche di quell'economia verde legata a tutto il reticolo dei fiumi che sono presenti fuori e dentro parco. Ragazzi laureati che inventano attività di allevamento dei pesci, gente che vive del lavoro turistico intorno a questo reticolo bellissimo, condividere con gli altri enti e col consorzio in primis. Questi valori ci permette poi di trovare quella sintesi nelle decisioni che dobbiamo prendere dal punto di vista gestionale che dà il miglior risultato.